Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Io sono Emanuela, sono la ragazza con la sindrome di Turner e ho deciso di girare un video oggi perché domani non potrò dedicarmi tantissimo a girare video per YouTube in quanto uno dei miei compiti, come ben sapete, condivido con voi anche questi momenti importanti e fare servizio social per il sostegno alle malattie rare, avendo io appunto una bassa percentuale di sindrome di Turner. Infatti io praticamente ho soltanto un pezzetto del braccio corto della X che mi manca, per il resto sono una donna normale, figlia di una persona non troppo alta, quindi ovviamente ho fatto una vita quasi sempre assolutamente normale. Però ho voluto mettere come scopo della vita essere utile alle persone, per la conoscenza, l'accettazione di quelle che possono essere le particolarità con cui un figlio, una figlia o tu stessa ti puoi presentare. Quindi io sono al servizio appunto per le malattie genetiche. Domani ci sarà un convegno in cui parteciperanno tutte le associazioni e anche le non associazioni che comunque prestano servizio per la corretta informazione. Io faccio parte appunto di questo gruppo Svitati 47. Io vi metto qui il link nelle informazioni per andare a vedere i vari settori, tra i quali appunto quello di cui sono la referente per la sindrome di Turner. Ma oggi l'argomento sarà, come al solito, un po' frivolo perché è un periodo in cui ho anche io bisogno di leggerezza e vi volevo far vedere la sistemazione della mia makeup collection. Se me lo stesse chiedendo, io ho utilizzato una palette che forse è una di quelle che ho più utilizzato dopo appunto quella di Charlotte Tilbury, tra quelle che mi sono state regalate negli anni, tra le più importanti, le luxury, quelle che definisco le luxury, è una di quelle che ho utilizzato di più, ovvero la Saltry di Anastasia Beverly Hills. Cioè, come potete vedere, ho scavato gli ombretti, ho fatto i buchini, in questo caso ho utilizzato un bellissimo color top di Kiko. Questo è praticamente il mio trucco di elezione, un top sul marroncino, un punto luce appunto al centro della palpebra, perché ho messo come primer questa matita primer della Precious Rituals con appunto l'ombretto matitone come base, e poi ho messo colore Cyborg appunto di questa palette, che è un colore argentato meraviglioso. Sulle labbra ho il mio solito burro cacao, perché ormai io praticamente ho capito qual è la mia makeup routine: metto un po' di blush luminoso, burro cacao sopra una matita appunto molto più scura, stile anni 80. Mi piace molto questo stile, lo trovo raffinato, elegante e soprattutto che rende le labbra ancora più voluminose, più polpose, come se avessi fatto il lifting alle labbra, ma non è così. Premetto, io non giudico chi appunto fa interventi estetici, però io per amare me stessa e accettare me stessa ho voluto vedermi così com'ero e rendermi semplicemente un po' più armoniosa con i mezzi che conoscevo, tra i quali appunto il make-up. E quindi ho utilizzato una matita marrone che ho comprato stamattina dalla MAC, perché volevo proprio una matita così marrone scuro. E quindi ora passerò a farvi vedere quella che è la mia makeup collection e come l'ho sistemata. Eccoci qua, questa è la postazione dove faccio di solito skincare, metto le matite
deodoranti, profumi e il rossetto e il mascara che utilizzo per la mia make-up routine più frequente. Io ho solo un cassetto dedicato al make-up e ve lo faccio vedere, il terzo cassetto, e vi faccio vedere come l'ho sistemato. Innanzitutto qui ho messo tutti i burro cacao e le tinte labbra e lucida labbra che ho comprato appunto nel corso del tempo, ma sono le cose che comunque utilizzo più di frequente. Sono più che altro dei varie tipologie di nude, nude più estivi, nude più trasparenti. Poi abbiamo un rossetto liquido che non ho utilizzato molto, ma il motivo è normale perché utilizzando la mascherina non lo metto molto spesso, che è il rossetto liquido estivo aranciato di Armani Maestro. Qui ho tutte le spugnette, ma soprattutto i prodotti, quelli per le sopracciglia, per tingermi le sopracciglia e disegnarmele. Qui abbiamo appunto quello che è rimasto dei rossetti di cui ho fatto il decluttering. In fondo ci sono anche i rossetti, l'ultimo appunto il rossetto burro cacao Kiko Marroncino, perché come vi ho detto appunto ormai ho una make up routine. Qui ci sono le palette dalle medie alle più grandi e devo dire che sono abbastanza controllate. Qui devo risistemare un po' questa. E qui abbiamo le uniche due palette viso che io possiedo, perché due per me sono sufficienti. Qui abbiamo le pochettine con i burri labbra e lo smaltino che metto di solito ai piedi dopo che ho fatto la pedicure curativa. Qui ci sono i pennelli Exo che io tengo veramente come un sacrario perché sono veramente professionali, e qui ci sono tutti i miei cerchietti. Qui in fondo abbiamo tutti i primer, fondotinta, correttori che non sono tantissimi, ma perché sono le cose che tendo di più a consumare e quindi li utilizzo a seconda appunto dell'esigenza. Quindi tengo anche cipre per il settaggio make-up e via dicendo. Eccoci in bagno. Qui abbiamo due cassetti per l'appunto dedicati al make-up. Io, come vi ho detto, ho soltanto tre cassetti, quindi nel momento in cui non c'entrano più le cose e non utilizzo più le cose, ovviamente io le declattero e le do o a mia sorella o appunto, se sono intonse, se le ho solo swatchate, le disinfetto e le do appunto alle mie amiche. Andiamo a vedere il primo cassetto. Il primo cassetto possiamo trovare varie tipologie di blush e le mini palette che io possiedo, nonché in fondo possiamo vedere quelle Nabla, le Cutie Palette. Poi abbiamo in fondo una palette di Too Faced, una palette di appunto di ombretti duochrome, e qui abbiamo la mitica, e ve la faccio vedere, Charlotte Tilbury, con cui mi trovo bene, l'ho praticamente consumata, ma ovviamente è molto molto il look di Charlotte Tilbury. Vi deve piacere se siete amanti delle cose sbam? Assolutamente no. Qui abbiamo una palette di Huda Beauty piccola. Poi abbiamo qui i regali di Lella, abbiamo gli ombretti qui Triochrome che sono riusciti ad entrarci, di Shiglam, e poi
abbiamo, come vi ho detto, varie tipologie di blush. Aspettate che inserisco anche questo, cerco di provare ad inserirlo. Bene, ci sono riuscita e quindi cerco di tenere la mia makeup collection il più ordinata possibile. Qui abbiamo tutte le terre e gli illuminanti che io utilizzo più di frequente, nonché abbiamo un altro ombretto Triochrome, questa volta di Wycon. Abbiamo le palette vegan delle ultime collezioni uscite di Kiko. Abbiamo due palette che io trovo validissime della Revolution. Poi abbiamo la palette magnetica dei Magnetic Impact di Kiko, di cui mi è rimasto soltanto una cialda champagne che utilizzo veramente per il mio trucco da tutti i giorni. Abbiamo questo meraviglioso illuminante che è un'imitazione appunto di Kiko, di quello di Charlotte Tilbury, e io lo utilizzo quando voglio un tocco di luce molto leggero, ma lo sto veramente utilizzando tanto tanto tanto, mi piace veramente molto. Qui ci sono io che vi saluto e con questo vi invito a dare uno sguardo al gruppo Svitati 47 e in più a iscrivermi al mio canale se vi è piaciuto il video e il mio contenuto, mettere like, attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sulle uscite dei miei nuovissimi video. E con un saluto molto molto glamour e molto molto elegante come il mio look di oggi, vi auguro una buona giornata e di starmi sempre sempre bene.